Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad Ore Talk, 55esima puntata. Oggi è arrivato il momento di intervistare una donna che sa molto di un grande uomo del cinema horror e non solo. La vedo già, è Antonella Fulci e la facciamo, la invitiamo. Sono storta, che è successo? Basta che giri, prova a girare il cellulare, Antonella. Aspetta, piano piano, eccoci. Mi senti? Sì. Mi senti adesso? Ti sento, ma tu mi vedi dritta almeno? Adesso io ti vedo drittissima. Ecco, abbiamo iniziato proprio col piede giusto, no, ciao. Non ti preoccupare, tranquilla. Innanzitutto come stai? Ma io sto bene, arrabbiata per i pezzi da 90 che giocano a risico con la nostra vita, ma tutto sommato bene, molto arrabbiata. Insomma, come tu sai, Ore d'Orrore è contro tutte le guerre, soprattutto quelle create ad arte, e infatti nel nostro simbolo abbiamo messo la bandiera ucraina, ecco, chiaramente, insomma, i colori della bandiera ucraina proprio per... essere accanto al popolo ucraino e contro le guerre. Vuoi dire qualcosa? Contro qualsiasi aggressione, sempre. Bene, grazie Antonella. Allora, io innanzitutto ti ringrazio per essere qui con me. Ti ho corteggiata tantissimo perché mi piaceva veramente averti qui per parlare appunto del tuo papà, che lo conosciamo tutti come grandissimo maestro, chiaramente, di film horror e non solo, tra poco ne parleremo, però mi sarebbe piaciuto sapere com'era come papà, come uomo privato in qualche modo. Qualsiasi curiosità tu ci voglia assolutamente dire. Quindi io ti parto. Tra l'altro voglio ricordarti che qualche mese fa abbiamo avuto, tra l'altro, un mio amico Simone Scafidi, proprio ospite qui da noi per parlare appunto di questo splendido insomma documentario che io ho visto. E quindi insomma ci ha parlato di questo documentario, ci ha parlato un po' anche di voi, no? Perché avete ovviamente collaborato, siete stati a fianco di Simone. E quindi tra poco parleremo anche di questo. Però la prima cosa che ti vorrei chiedere, la domanda semplice, chi era Lucio Fulci? Era più o meno lo stesso che vedevi riprodotto nei suoi film. Io devo dire la verità, se mi chiedi ti posso parlare del mio rapporto con lui, perché non è una persona così facile da sviscerare, abbiamo tanto di cui parlare. Allora, devi pensare che ho avuto la sfortuna di avere una figlia, io, che è la sua copia senza il suo talento, ovviamente. Quindi, carattere parecchio indomabile, ribelle, ma mai come lui, eccetera. E posso dirti che lui era una persona che voleva farsi... adorare, cioè per lui la base di tutto, cioè ci doveva essere un pubblico nella sua vita, che potevano essere i figli, lavorava gli amici. Lavorava per essere amato? Non esattamente, lavorava perché gli piaceva, ma penso che l'esibizionismo di mio padre è impareggiabile, ma anche la sua intelligenza e il suo... starti vicino senza fartene accorgere. Antonella, perché noi quando hai capito che non eri la figlia, che non era una figlia come tutte le altre, cioè che tuo padre era Lucio Fulci? Quando è che hai avuto coscienza? L'hai capito fin da subito, fin da quando eri bambina? No, io quando ero bambina non avevo capito che lavoro facesse, sinceramente. Sapevo che faceva i film. Poi spesso capitava che mi dovevano portare sul set o in montaggio o altre cose, e sinceramente a me sembrava tutto divertentissimo, per cui non lo associavo per niente al lavoro. E fra le altre cose, però, avevo capito che faceva un lavoro che non era proprio adatto per i bambini, perché mi portavano in questi posti e poi, non so, passavano le scene, qualcuno o mi tappavano gli occhi o mi portavano fuori. Oppure se si andava sul set ti facevano fare lo slalom, perché magari il film era vietato ai minori e non ci potevano essere bambini. Io ho capito che mio padre aveva qualcosa di particolare, però verso l'adolescenza ho cominciato a realizzare
che aveva fatto un sacco di cose che avevano visto anche i miei amici e che erano film veri. Cioè, è difficile per un bambino capire che cosa ha fatto per i film, ma quelli del cinema. E a quel tempo esistevano i Super 8. E papà si portava a casa i Super 8 dei suoi ultimi film e finalmente potevo vederli. Grande Guarda, mistero. sono molto contenti gli utenti che tu sei qui in diretta con noi, perché in Sì, questi giorni anche mi se sono sto arrivati. divertendo, poi faremo più seri più avanti. Sì. E insomma, Senti, io vedi, per esempio, non si Antonella, salizza un po' per... c'è Scusa, un sto utente interrompendo. che ti dice, proprio che ti chiede, Antonella, per quanto soggettivo mi rendo conto, quando vedevi un film di papà tuo ti faceva paura? Per O niente, sbaglio? non... ci vedevo qualcosa di particolare, di diverso, ma d'altronde, sai, vivendolo 24 ore al giorno era abbastanza facile identificarlo. Certo. Vedevo che dietro a tutto quello che faceva, c'era la sua idea, cioè io lo vedevo, quando l'ho visto sullo schermo l'ho riconosciuto. In molti suoi film ci sono dei riferimenti nascosti, per Antonella, posso farti esempio. una domanda? Spesso papà Tutto fa quello. film con basso budget. Lui ne soffriva Sì. di questa cosa? Sì, penso, vedi, lui questi film li faceva in lunghi periodi con lo stesso produttore, quindi diciamo tra loro c'era un accordo e a lui sono sempre bastati, non è mai andato fuori budget, non ha mai, diceva il suo montatore storico che non sprecava mai un metro di pellicola. No. Eh sì, perché adesso si può fare quello che si vuole, ma al tempo la pellicola costava tantissimo, c'erano dei registi protestati perché facevano 20 inquadrature per una scena sola e non va bene, non Intanto andava sento bene. complimenti tanti utenti che stanno entrando e che ci stanno salutando, non vi posso salutare tutti perché sono tanti. Ciao! Vi saluto veramente tutti quanti, eh. Leggerò unicamente ed esclusivamente le domande che farete ad Antonella perché mi sembra più opportuno. Pochi sanno che il grande Lucio Fulci è stato regista, sceneggiatore, attore e paroliere italiano, tant'è che ha scritto classici della musica leggera come 24.000 baci che tutti conoscerete e il tuo bacio è come un rock. E papà ha fatto di tutto, cioè è passato appunto era paroliere, la commedia, poi è arrivato all'horror, ancora prima il giallo. E tanto che è stato chiamato il terrorista, si è autodefinito il terrorista dei generi, che gli si addice alla grande. Anzi, credo che sia stato il primo, se non tra i primi, proprio a essere un regista poliedrico in tutto e per tutto, ad avere una carriera poliedrica, Antonella. Tu riconosci questa poliedricità in papà? Io riconosco una persona che ha fatto sempre quello che gli è piaciuto fare, perché se tu pensi, mio padre da giovane frequentava gli artisti e si è messo a fare il critico d'arte, si è guadagnato da vivere facendo il critico d'arte. Era appassionato di jazz e si è messo a fare il critico di jazz. Poi Vero. insieme a Piero Vivarelli scoprono sto orologiaio e dice vabbè, ma questo fa l'imitatore di Elvis, però è bravo e che si mette a fare i chiamati musicarelli, ma in realtà sono praticamente una testimonianza che il rock and roll in Italia esisteva come anche a quei tempi. Ti fanno una domanda, E... Antonella. Una domanda per Antonella Fulci. Ha un film di suo padre a cui lei è più legata? In Io ne generale, ho due in realtà. quali Il sono? primo è Beatrice Cenci, per la modernità della fattura del film. Ci sono dei salti nel tempo talmente belli che non si sono visti più per tantissimo tempo. E il secondo è il Cavalier Costante Nicosia Demoniaco, ovvero Dracula in Brianza, perché è quello in cui riconosco davvero il papà che vedevo dentro casa. Ci sono anche lì dei riferimenti nascosti alla sua superstizione, che sembra strano per uno che ha fatto un film come Non si salizza un paperino, che è un dito puntato su quello che è superstizione, fanatismo, Esatto. eccetera. Ma mio padre era superstiziosissimo nelle cose nel Tipo quotidiano. che faceva? Non Raccontaci qualcosa, Antonella, tipo. Beh, lui per esempio metteva due spicchi d'aglio sotto la cornetta del telefono, li metteva continuamente perché diceva se chiama qualche iettatore almeno... No, va bene, ma se dovessi raccogliere tutti i
gli aneddoti, gli sprazzi di vita quotidiana, veramente. Per quello ti dico, lui sapeva stare da solo, però era anche il pubblico di se stesso, perché tornava dal supermercato e sembrava che avesse attraversato la terra di Tolkien, incontrato creature favolissime. Era un piacere sentirlo, Allora, una anche quando domanda che però, scusa, è mentiva. molto generica questa domanda. Ti chiedono qual è stato il primo film che ha visto. Di mio padre? Forse non l'hanno specificato, però. Il primo che ho visto sullo schermo è stato Non si servizia un paperino, però per Bellissimo, posso ragioni dire che è il mio di... film preferito? Sì, ma anche perché io ero stata sul set di quel film, cioè ero capitata per caso, ero un po' più grande, quindi sai, non mi portavano via, mi dovevano vedere. E io capitai proprio al cimitero quando girarono La morte della Maciara, e io figurati, tutti quei tubi, tutte Bellissimo, quelle insomma, pompette, per me era sei stata lì, hai fatto meraviglioso. parte della storia praticamente, stavi lì e No, guardavi questo ma film. è stato un momento grande, anche perché lì c'era sul set Florinda Bolkan, sai, io ero appassionata di cinema pure da piccola, quindi sai, Ti fanno un'altra mio domanda, papà non papà era solo faceva dispiaciuto di non cinema. essere. Ecco, c'è un'altra Sì? domanda che ti fanno, dicono papà era dispiaciuto di non essere apprezzato dai critici? Beh, sì. No, aspetta, il discorso era un po' particolare. Allora, il primo a dire che i critici non avrebbero capito nulla di quello che faceva lui era lui stesso. Però si incazzava, sì, si incazzava parecchio. Lo sapeva, era come quando ti aspetti la sfiga, no? E poi arriva, tu Posso lo farti una sai. domanda, Antonella? Devi essere sincera, ma so che lo sei perché sei una persona spontanea, Dimmi, sincera. I tuoi film, cioè i film di papà oggi sono stati praticamente rivalutati praticamente tutti, no? dimmi. Sì. Adesso il maestro, adesso quelli che gli avevano dato 2 stelle su 5, gli danno 5 stelle su 5, Tirando perché io dietro. sono andata anche a ricercare questi giornalisti di cui non faremo né nome né cognome. Sei delusa o sei, ti senti comunque sollevata che è cambiato il giudizio dei critici? Ma sai, gli uomini di cinema hanno come una vita eterna, in realtà, hanno questa fortuna perché vengono ricordati. Io come potrei non essere contenta? Ma io ricordo già negli anni 90, quando, sai, arrivò internet in Italia, avevamo tutti il modem, e la prima cosa che feci, come fecero tutti, appena connessa, scrissi Fulci sul motore di ricerca, che al tempo era Altavista, penso È che quanto vero, sia stato, è eh? Come vero. la siamo? Sì. E vennero fuori già a quei tempi tipo 1.200.000 siti. E io rimasi. E guarda, fu un momento di nostalgia per me, perché dissi: porca miseria, si è perso questa cosa. Lui sarebbe stato un re in rete. Sui social non ne parliamo, di questo ne sono sicura. Sono molto felice e cerco sempre di rispettare Assolutamente. lui, e non cercare mai, anche in minima parte, di prendere il suo posto, Intanto i cioè. commenti, Giampaolo ci dice che è bello ascoltare Antonella che parla del papà, grazie. Vampira ti fa un'altra Ma domanda. grazie Se papà a te. le ha mai chiesto di, insomma, ha mai avuto l'idea di farla recitare in un suo film? Scusa, non ho capito. Se papà ti hanno chiesto, ha mai avuto l'idea, anche solo l'idea, di farti recitare in un suo film? Guarda, no. Assolutamente. Mio padre mi riteneva ninetta in tutti i sensi, un fallimento. Una volta gli chiesero: ma qual è il tuo massimo errore? Lei, cioè, disse queste cose qua. Però credo che in Manhattan Baby, una volta era in Egitto, mi hanno coperto di non so cosa, e dovrei essere io una di quelli che passa, ma non ricordo. È un Fantastico. vago pensiero. Intanto Comunque ci sì. commentano, non si servizia un paperino Uber Alles, Beh, è un enorme. gran film, non è invecchiato, e questa è la cosa impressionante. Bellissimo, bello, non si Non è servizia un invecchiato, paperino, è se proprio, è uno spaccato potrebbe drammatico in essere realtà. girato È adesso, vero. sinceramente, perché l'ignoranza, ne parlavamo prima, ce n'è tanta, Ce n'è e veramente quella rovina il tanta. mondo e crea le violenze. Hai mai pensato di seguire, ti chiedono, la strada di papà tuo? Lui ti ha mai chiesto se ti piacesse fare questo lavoro? Guarda, sì. No, sì, a lui me l'ha, a 16 anni,
approfittava di qualsiasi cosa per cercare di infilarmi, tanto è vero che io feci l'aiuto, aiuto, dell'aiuto, 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 segretaria di edizione sulla pretura, e fu un'esperienza molto bella, ma rimase lì. Io sì, io guarda, devo fare una premessa. Io sono cresciuta vedendo che il cinema è un lavoro molto duro e che per arrivare devi fare tanta esperienza e tanta gavetta. Quindi, se io adesso, con i mezzi di adesso, quasi sicuramente riuscirei a realizzare qualcosa a livello registico, però non mi permetterei. Perché sono convinta che non c'è nulla come l'esperienza, ho troppo rispetto e delle volte rimango perplessa quando le persone pensano che un grosso armamentario tecnologico possa sostituire il talento. Però proprio di questi tempi in realtà c'è qualcosa che mi macina in testa, un progetto che porterà alla luce una parte, la parte meno conosciuta di mio padre, una parte dell'opera di mio E ti padre che dico non è. subito, Antonella, che noi saremo al tuo fianco per, quando sarà, per sponsorizzarla, Grazie. pubblicizzarla, Ma è assolutamente. un'idea folle perché è un'idea grande. Però mio padre non ha solo fatto film, ha anche scritto libri, ha fatto tante cose e sono cose che meritano di essere viste. Quindi forse non so in che veste lo seguirò, ma incrociamo le dita. E sto proprio adesso sto lavorando su qualcosa del genere. Intanto ci scrivono: all'onorevole piacciono le donne, divertente, feroce e modernissimo. Ringrazio per il beige, Elise. Grazie Antonella Fulci, Manhattan Baby, l'ho rivisto di recente. Ecco, sembra che l'hanno, cioè, ti hanno un po' anticipato, perché avevano domandato perché Antonella non scrive un libro sul suo padre. Ti hanno un po' in qualche modo anche anticipato su Perché ne questo. hanno scritti tanti. L'hanno scritti tanti. Perché è molto difficile da decifrare, Però ti mio posso dire una cosa, padre. Antonella, chi meglio di chi l'ha avuto in casa può saperne di più di altri? Sicuramente, ma non è la prima volta che me lo sento dire, non è la prima volta che provo, perché ci ho provato. Ma adesso preferisco finire di mostrare quello che ha saputo fare lui. E poi dopo probabilmente sì. E sai, forse perché mio padre è morto, però è molto molto presente nella mia vita, sai, difficilmente, soprattutto gli appassionati, anche quando firmo qualcosa o do il nome alla posta, cioè ho questo stampo in fronte di figlia di Lucio. Un bello Quindi stampo, Antonella. sì, molto bello, per carità. E quindi se devo scrivere un libro su di lui, deve essere il libro della figlia di Lucio. Assolutamente. E quindi diventerà un'introspezione piuttosto forte. Però si può fare. Si può fare, ne riparleremo a tempo debito. Ripeto, ora sono Sì, qui adesso con te, quindi qualsiasi abbiamo cose cosa, grandi che vi noi ci siamo, eh? divertirete. Noi ci siamo. Capito? Allora, Spaghetti Trilling ci dice: aneddoti su Sette Note in Nero, film praticamente perfetto. Hai degli aneddoti su questo film, Antonella? Beh, Sette Note in Nero è stato un film abbastanza difficile per lui. Già dalla fase di sceneggiatura che non riuscivano, cioè erano un po'. Cioè, una sceneggiatura meccanica perfetta. Io non parlo di difficoltà, parlo di lunghezza di realizzazione anomala per i tempi che avevano. E Sette Note in Nero aveva un cast un po' turbolento, Marco Rell, che era un. Una, cioè, secondo me è un feticcio nel cinema di mio padre e papà riusciva a gestirlo, ma in quel film c'era anche la sua fidanzata del tempo, E quindi la c'era bisogno signora di te. O'Neill, Quasi quindi facevo una diciamo che Elisa, c'era un Antonella. po' di maretta fra loro, ma maretta bella pesante, e quindi mio padre te l'avrebbe raccontato meglio, io non mi Beh, permetto. tanto queste cose accadono sempre, ma T'hanno scritte no, ma queste sono forti. ecco, sono forti. Io so che Dario Argento voleva essere seduto chiudere dentro casa perché Tony Musante dell'Uccello del Universale lo voleva menare una volta. Cioè, ci sono Sì, racconti in no, ma tutti i film, è poi. proprio sì. È proprio così perché è quello che dicevo prima, è un lavoro
che visto dall'interno è molto diverso da quello che la gente si aspetta. Assolutamente. Il successo economico di Lucio Fulci è stato inversamente proporzionale alla qualità dei suoi film, ci dice Giovanni. E Fede domanda: qual è il ricordo più bello che hai sul set di uno dei film di Papà? Ah, proprio su Non si servizia un paperino, la scena della maciara, ma un altro ricordo molto divertente, però un pochino più generico. Io credo di aver riso poche volte in vita mia, come quando si andò a girare agli esterni della Pretora, perché c'era Oreste Leonello e mio padre facevano una coppia insieme incredibile. E a papà aveva trovato un alleato proprio nelle sue cose, e ciò mi sono divertita tantissimo, me lo ricordo adesso dopo 50 anni, figurati. La trilogia del terrore, Paura nella città dei morti viventi e Tu vivrai il terrore l'aldilà, quella villa accanto al cimiero. La prima domanda che ti faccio: questa trilogia è entrata a livello internazionale, è diventata famosissima. Sì. Se papà aveva una preferenza tra questi tre film e se era prevista questa trilogia fin dall'inizio? Ma sai, papà è inciampato nell'horror in realtà, perché zombie, lui è arrivato per sostituire un altro grandissimo che era impossibilitato a farlo. Quindi il film a noi non lo dicevano, ma all'estero aveva fatto il boom. Piccola parentesi, in tutti questi anni ho incontrato tantissime persone. E pochissimi statunitensi non mi hanno detto: guarda, io ho visto zombie al drive-in, avevo 18 anni. Te lo ricordano tutti Zombie 2 come quasi un film romantico che li riporta l'adolescenza. Tutti, proprio pochissimi, si contano sulle dita delle mani quelli che non hanno visto zombie a quel tempo. Quindi la trilogia del terrore è stata conseguenziale. In più, e si è divertito tanto a farlo perché erano film di effetti speciali. Aveva Poi uno di devi questi tre film pensare. preferiti? O per lui erano tutti e tre figli? Non so, forse la lavorazione della villa accanto al cimitero è stata molto bella e piacevole, quindi forse anche quello. Però no, no, non l'ha mai espressa. Devi pensare che lui, quando lavorava sempre con la stessa troupe. Ecco. Anche per questo riuscivano a fare i film con dei budget limitati, perché tra loro c'era una specie di telepatia e guarda, sono film difficili. Se ci pensi a rigirarli adesso È vero, oggi sarebbe impossibile. impossibile. E quindi per lui era la sua famiglia vera, in realtà era quella, diciamolo. Quindi lui Assolutamente. stava una mosca nel miele, poi lui era proprio americano a Roma, cioè lui se poteva soggiornare negli Stati Uniti. Era l'uomo più felice del mondo, si andava a sentire il jazz. Infatti, se ci fai caso, i suoi film e location sono sempre città dove c'è un È sacco di vero. locali, un sacco di jazz. È E torniamo al discorso: lui è fortunato, ha fatto sempre quello che gli piaceva. vero, è vero, questa cosa mi fa riflettere su questa cosa qua. Vampira Lilith ci dice: questa è una curiosità che ho da anni. È vero che durante le riprese di Paura nella città dei morti viventi, l'attore protagonista mise i vermi di una scena dentro il tabacco per la pipa di Fulci? Sì, è vero, però d'altronde era stata una specie di vendetta perché anche loro avevano subito proprio delle cose massacranti e erano stati tutti meravigliosamente professionali. Sinceramente, rivedendo quel film e sapendo come erano fatti certi oggetti di scena, c'è solo da ammirarli. Papà, ti vuoi fare mai scontri con la censura? Chiedono. Sempre. Ma fin da Beatrice Cenci non ne parliamo, non è proprio uscito a quel tempo, è uscito 3 giorni, poi proprio addio. L'onorevole Piacciono le donne, manca un pezzo di film e anche quello scomparso. Per quanto riguarda poi una delle più vergognose, che ancora sussiste in alcune copie, è quella di Non si servizia un paperino, in cui hanno tagliato via la scena della maciara, e quella già imperdonabile, ma la scena finale in cui si spiega che cosa è successo, quindi uno non capisce perché e per come è successo quello che è Certo, successo. certo. Quindi diciamo che è pure vero che la censura viene dall'ignoranza totale nel mezzo.
la censura poi negli anni, all'epoca veramente hanno sì, ma adesso la censura è più nascosta, ma c'è. Io ho visto serie che amavo per la loro originalità e rimettersi in carreggiata nelle stagioni successive, e questo mi dispiace molto. Io sono contraria a ogni censura, e quella di adesso è molto serpeggiante. È vero. Quindi dobbiamo starci attenti, girarci intorno. Assolutamente, ci scrivono l'aldilà, è elegantissimo e terrificante. Quando lo vedi da ragazzino, visti davvero nel terrore per molte notti. Grazie, aneddoto direi molto macabro. A proposito di jazz, è vero che Mardi Rock avrebbe dovuto far parte di una trilogia sulla musica? Chiedono. Sì, sì, è verissimo, ma come succede spesso nel cinema. Papà. Cioè, sì, lo so, ma io sono super felice di tutto questo. Buon amore, guarda le domande precise che faccio, cioè proprio l'amore proprio. Vedi, c'è il dispiacere da una parte che non sia lui ad ascoltarlo. Avrebbe 95 anni, ancora romperebbe le scatole, ci sarebbe. Però dall'altra, te l'ho detto, vivono di una specie di immortalità certe persone. Assolutamente, ma vai. Io sono straconvinta che lui sa quello che sta succedendo. Lui segue. Io voglio ricordare anche alcuni film di cui non abbiamo parlato. Nel 71, una lucertola con la pelle di donna. Erano proprio gli anni in cui nei titoli si mettevano ovviamente gli animali. Quello è stato un bellissimo periodo. Di Zombie 2 ne abbiamo parlato nel 79, ma poi Black Cat dell'81 e Lo Squartatore di New York dell'82. Ecco, un altro film che ha fatto molto discutere, Lo Squartatore di New York, Antonella. Sì, Lo Squartatore di New York è stato un film felice. Sembra strano per il film, ma dello Squartatore di New York ne posso parlare perché ho seguito le riprese e gli esterni negli Stati Uniti tutto il tempo. In realtà il film aveva una trama diversa all'inizio, la sceneggiatura era molto diversa, perché devi sapere che mio padre mi riteneva un'inetta, però da quando avevo 16 anni, che quando finiva di scrivere una sceneggiatura me la dava, leggila, dimmi che ne pensi. E io lessi la sceneggiatura originale dello Squartatore, mi sembra una cosa meravigliosa. Poi venne cambiato invece, perché il cinema è così, e rimane sempre, secondo me, un film basilare, perché non somiglia a nessun altro, perché i personaggi sono tutti dei perdenti, non ce n'è uno che abbia una risoluzione vera. È molto, molto, molto triste. Su secondo Manhattan me, io ho sempre detto, è un melodramma, secondo me. Raccontare su Manhattan Baby? Manhattan Baby ce ne sarebbero a bizzeffe. Tu calcola che quando arrivammo al Cairo, a quel tempo in Egitto c'era una guerra a settimana e non sapevi neanche te. Insomma, all'inizio fu un imprevisto piacevole, per modo di dire, perché bloccarono tutta l'attrezzatura all'aeroporto e praticamente la troupe, io che ero proprio in vacanza e mio padre, fu una vacanza di 2 settimane spettacolare in albergo ad aspettare. Ma poi c'era una figura durante quei tempi che doveva accompagnarti sul set in tutte le riprese, che era un funzionario governativo che doveva controllare che non mandassero in giro un'immagine cattiva dell'Egitto. Era pure simpatico, per carità. A un certo punto succede un giorno che questo qui va dalla produzione, questo signore, gli dice: no, guarda, se loro hanno trovato un reperto storico, qui da noi si usa che devi andare in un ufficio speciale per registrarlo, quindi dovete fare per forza una scena così. Mio padre, capire, sai quanto erano contenti, girare nel deserto tutto il giorno con la macchina a spalla, mo vediamo, appena finiamo. Che succede? Prendono uno di questi uffici dell'albergo, mio padre va da questo signore, dal censore, gli dice: vabbè, io vorrei che lo facesse lei però la parte del funzionario. E questo cominciano, lo pettinano, gli puntano tutti dei fari, ma non c'era il LED, lì ti squagliavi proprio, eccetera, eccetera. Mio padre si gira e fa: stavolta giriamo con pellicola francese. Tutti si guardano, si fanno l'occhietto, sì, gli ha detto, questa è una pellicola speciale. Insomma, per fartela breve, gli ha fatto fare 12 pose con ste luci in faccia, la pellicola francese
Avevano girato senza pellicola, perché ti pare che avrebbero sprecato pellicola per una cosa del genere? Infatti, ormai per me la pellicola francese me la ricordo per molte cose, quando non ci sono, ah sì, è la pellicola francese. Esatto. Intanto dico ad Antonella Fulci, parlare con lei è come se parlassimo con lui. Grazie, vedi che Sì, allora bello. vedi che è come dico io, la sua copia senza talento. Esatto. Poi un altro film che a me è piaciuto tanto, che è stato poco considerato, Enigma dell'87, che io personalmente ho amato. Sarà che è stato uno dei primi film che ho visto quando ero piccola, quindi poi ricordo quando Alice ruppe lo specchio, Il fantasma di Sodoma, altro film discusso Secondo anche. me quei film là non devono neanche essere considerati completamente suoi. Sono film alimentari. No, non Enigma. Sto parlando quelli dell'ultimo periodo. Senza, non li voglio No, sminuire, no, certo. ma le condizioni di salute di mio padre erano veramente critiche. E giusto lui, cioè un altro gli avrebbe detto no, buono, non lavorare, ma no, lui era talmente, aveva voglia di lavorare, spesso sul set si faceva anche sostituire. Eh sì. Non, li vedi e non riconosci la sua mano se non in certi punti. Sì, tra Lui in l'altro, realtà se le vogliamo gli firma altri le film, Antonella, scene. erano Il fantasma di Sodoma, Zombie 3, che poi insomma è stato terminato da Ma altri. anche lui non le rinnegava perché non si rinnega mai No, niente. certo, ma Però certo. non ne parlava mai volentieri e io onestamente, essendo stata sempre onesta con lui, per me il cinema è una cosa seria. Se io dico a una persona è bello e non è bello, lo sto prendendo in giro, gli sto facendo del male. Quindi Assolutamente. sono sempre stata la prima. Ci sono altri film, c'è un film di mio padre che non mi piace per niente, a me, per esempio, Quale? Il miele del diavolo. Non mi No. piace, tanto per dirne uno. Ma questi ultimi Degli ultimi, ce ne sono Demonio, Un gatto alcuni nel che cervello, Voci dal non lo profondo. riconosco. Ecco, degli ultimi quattro, Demonio, Un gatto nel cervello, Voci dal profondo, Le porte del silenzio. Qual è quello che ti è piaciuto di meno e qual è quello che ti è piaciuto forse un po' di più, che forse racconta di più papà? Ma il gatto nel cervello è originale, è divertente, però anche lì non c'è la sua mano. Non c'è. Quello che mi è piaciuto meno di tutti è Voci dal profondo. Peccato perché è tratto da un racconto molto bello, ma lì ti chiedi delle cose, ti chiedi per esempio perché abbiano messo la musica, una specie di musichetta durante un funerale. È un film che non riesco a interpretare. Vedi? Ora mi Scusa. beccherò un sacco di insulti, ma io sono No, 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 sincera. assolutamente, devi essere sincera. Insomma, ti ho invitato qui anche per questo, devi dire tutto. Vogliamo ricordare che papà ha fatto anche dei documentari su dei pittori, ecco, poi ha fatto televisione, è stato un grande sceneggiatore, ha lavorato, lo voglio ricordare, con Steno, con Corbucci, con Riccardo Freda, insomma, con tantissimi registi, con Giuseppe Petroni Grippi, non ne voglio perdere qualcuno perché sono veramente tanti. Intanto non me li ricordo tutti Sono quanti. tantissimi, insomma, oltre ad aver fatto ovviamente le comparse, l'attore, insomma, ha fatto, guarda, veramente è stato un uomo straordinario sotto ogni punto di vista. E poi, ovviamente, ha scritto libri. Scritto un libro di racconti molto bello, Le rune nere, e penso sia ora anche di farlo conoscere. Perché in realtà ti accorgi leggendo quel libro che lui l'abitudine di scrivere per il cinema non la riusciva proprio a perdere. Sono racconti scritti per essere visti e non per essere letti. Comunque, tornando al discorso che facevi prima diciamo, dell'eclettismo, di papà, lui ha fatto, torniamo al discorso che facevamo prima, era sempre tutto riferito alla sua vita. Perché per esempio il documentario sui pittori viene anche dal fatto che lui viveva con i pittori. Certo. Lui, sai, la mia nonna era molto borghese come persona, Guarda, puoi Antonella, scusami immaginare? se ti interrompo, ti Sì. posso capire perché mio padre era un pittore macchiaiolo che ormai non c'è più, non ho più io nemmeno più papà da molti anni, quindi insomma ti capisco, insomma avere a che fare comunque in qualche modo con la pittura, con i quadri. Sì, no, lui poi era molto amico di Vespignani, del grandissimo, e di tanti altri pittori. Quindi, Come Manzù, cos'era per ricordi lui? Manzù, Antonella, Manzù. Accidenti! Ma io qui ho una caricatura di un grande vignettista
che gli fece disegnata su, sai, la carta che mettevano nelle osterie di una volta, che addirittura si vede dietro la marca del vino. Quindi lui raccontava, ecco, una cosa che c'è da veramente da rispettarlo ancora di più. Lui non parlava mai di nulla di cui che non conoscesse perfettamente. E allora lui dormiva, lui, Vespignani e altri quattro in una soffitta, si arrangiavano in tutti i modi, e lui questa storia l'ha raccontata, ha fatto vedere che meraviglie nascono da. Bellissimo, assolutamente. C'è una domanda che ti fanno. Papà tuo, quando vedeva un suo film ormai concluso, era molto critico, cioè in sostanza, come li vedeva e giudicava i suoi film? Sì, che era critico, era molto critico, ma diciamo era più critico fino agli anni, fine anni 70, inizio anni 80, però era anche compiacente, sai? Cioè, delle volte si divertiva lui stesso, diceva, ah, bello! Poi, sai, cioè, è anche una questione di gusti personali, per esempio, sia io che lui eravamo, io sono tuttora appassionatissimi di commedia, quindi noi ci guardavamo spesso, se dovevamo guardare un suo film, ci guardavamo Costante Nicosia o ci guardavamo quelli vecchissimi, tipo Piccola Posta di Steno, che secondo me ancora è un capolavoro, Esatto. era un film che non potresti mai più rifare, proprio per la censura serpeggiante. Ti E chiedono, quindi Antonella, lui si scusami, ma divertiva sei un stata mondo, ci subito dopo. divertivamo. Eh? Ti chiedono una domanda particolare, Antonella. Si ricorda cosa pensava papà di Totò? Papà con Totò ha avuto un rapporto ambivalente, nel senso che all'inizio, lui lavorando con Steno, sai, noi adesso vediamo questo cinema di quei tempi, con un contorno di leggenda, ma in realtà erano tutti dei giovani che amavano questo lavoro e facevano quello che potevano. Perché ora parliamo di Totò come di un genio, e lo è, obiettivamente, ma sapete che prima degli anni 80 praticamente il Totò, Franco e Ciccio erano considerati proprio un umorismo da bifolchi, diciamo anni 70, va, ho esagerato, però non esisteva, li vedevi in televisione nei tre canali che c'erano la mattina in copie distrutte. Con Totò in particolare, dopo averci fatto tanti film, Nei Ladri, ecco, I Ladri per esempio è un film di quelli che lui non amava particolarmente, come non amava particolarmente uno che invece a me piace un sacco, che è Uno strano tipo con Celentano. E niente, ruppero con Totò, credo per un malinteso tra loro, e praticamente, sai, Totò era uno che faceva 20 film all'anno. Quindi se la comandava abbastanza, se lui diceva questo non deve lavorare. Lui era molto amico della fidanzata storica di Totò. E pare che la storia fosse, Totò era gelosissimo di questa signora, che tra l'altro era meravigliosa. Io l'ho vista tanti anni dopo, era ancora bellissima, posso immaginare com'era. E in realtà tra loro c'era solo un'amicizia, ma secondo papà. E papà lo rincontrò a Cinecittà quando si era rimesso in piedi, papà, non Totò, che continuava a lavorare. E sembra che ci fu uno scambio abbastanza da papà che racconto, poi prendete voi, decidete voi. Insomma, papà raccontava che si incontrarono con Totò dopo tutto questo tempo, dopo che Totò non lo faceva lavorare, e lui nel frattempo si era sposato e aveva avuto due bambine, io e mia sorella. E praticamente Totò lo incontra, Fulci, ciao, come stai, eccetera. Dice, ah sì, ho sentito che ti sei sposato. Dice, sì, come no, ho saputo che hai due figli. Sì, ho due bambine. E come sono queste bambine? Sono molto religiose. Ah, davvero? Bene, bravo. Sì, vanno sempre in chiesa. Ah, che bravo, a pregare che muoia Totò. Ve l'ho detto che era pesante, ma siete voi che mi chiedete gli aneddoti di mio padre. Non Non era uno devi proprio dire gentilissimo. tutto, devi dire tutto. Sai, io penso, Antonella, che di una persona poi debbano piacere anche un po' tutte le sfaccettature, no? Nel bene e nel male, no? Perché nessuno è perfetto, nessuno di noi è perfetto, nessuno è buono, nessuno, insomma, siamo quindi.
Ecco, si dice, ecco, proprio questa è la domanda anche che ti volevo fare, no? Si parla spesso, dice Lucio Fulci, era aveva un carattere pesante, aveva un caratteraccio. Tu confermi questo da figlia? Aveva un caratteraccio, papà? Papà aveva un caratteraccio, ma allo stesso tempo era uno che rispettava tantissimo il lavoro degli altri. Io non l'ho mai visto incazzarsi sul set se non con quelli che non erano professionali. C'erano poche cose che lo facevano incazzare. Chi arrivava in ritardo, chi faceva capricci e chi intralciava la lavorazione. Perché, come ripeto, ora come allora, però allora era molto più d'impatto il non perdere tempo. Ogni ora costava soldi, ogni metro di pellicola costava soldi. Sai, è tutto bello pensare al cinema come leggenda, però il cinema ha dei costi. Quindi se tu mi ritardi 2 ore, 2 ore devo continuare a lavorare 2 ore in più. Va bene? Antonella, io prendo spunto dalla tua presenza, nel senso che volevo dire una cosa anche davanti a te, perché è una cosa che ha riguardato in qualche modo anche me. Ovviamente non farò il nome e il cognome. C'è una grande, insomma, un grande artista che ha lavorato con papà tuo, che qualche mese fa, diciamo sui social, ha fatto un po' le bizze. Poi non so se tu già sai qualcosa, dove diceva che i meriti dei film di Lucio Fulci erano i suoi e non quelli di papà tuo, che papà tuo poco valeva, che aveva sì qualche buona idea, ma niente, niente un di collaboratore, più. Giusto? Un collaboratore di papà, giusto? Sì, molto. Guarda, io ti ho fatto il callo, ma non... Lui è la star proprio della maldicenza, e sarebbe anche troppo ovvio e renderla troppo facile dire ma ringrazia il cielo. Ti dico solamente che mi ha bloccato, solamente perché ho detto non si parla anche a me, di... anche a me, a me pure mi ha bloccato. Che non poi è non è semplicemente la verità, ho difeso, ho fatto, non si può difendere una persona. No, ma devi capire, questi arrivano a una certa età e sono persone irrisolte. D'altronde anche mio padre non è che era stupido, lui e le persone le inquadrava e di questa persona lo chiamava sempre l'infido, cose del genere, quindi tranquillo. Comunque sappi che io con queste persone ci devo combattere quotidianamente molto spesso. Comunque ecco, volevo sapere, Antonella, farti sapere che... No, ma io lo so benissimo, ha detto anche che era un omosessuale represso, per quello... faceva male alle donne nei film, sì, ecco, io ma ne ha dette di tutti i colori. Cognome in privato, così... No, guarda, lo so già il nome e il cognome, lo conosco bene, Ti ma dico io ho molta solamente, pazienza. guarda, ti dico solamente RD. Vabbè, dopo ne parliamo meno. Bene, allora, comunque io ho difeso papà, quindi grande Lucio Fulci, i film che ha fatto, li ha fatti lui con la sua regia, con il suo stile, come ci sta raccontando Antonella. E si vede che il suo stile è quello in qualche modo. Quindi, questo è la cosa più importante, è questa, insomma, da dire. Mi sembra che questo aneddoto su Totò sia presente in Fulci Talks, ma non vorrei confondermi, magari mi ricordo male, uno strano tipo film che merita di essere riscoperto, visto che Fulci aveva anche diretto film Musicarelli. Qual era il suo cantante preferito? Qual era il suo cantante preferito? Cantante, musicista, cantante, vabbè, alla Fitzgerald, ma i musicisti, Charlie Parker, i jazzisti, il jazz, lui rifiutava ogni altra forma musicale che non fosse il jazz, finché poi gli ho fatto io la cura a Ludovico negli anni e ha dovuto ascoltare molto rock e anche il blues. Il blues era il nostro punto d'incontro. Senti, io volevo anche parlare, allora, qualche mese fa io ho avuto qua il mio amico Simone Scafidi per ovviamente fargli Sì, è presentare un caro questo amico, Simone. splendido documentario fantastico, e però io, siccome abbiamo già parlato con lui del documentario, dovete, ecco, ora noi stiamo parlando con te, però non posso non nominare anche Camilla, che è tua sorella e che è scomparsa da poco tempo, Sì, da è qualche anno. scomparsa qualche anno fa, sì. E so che lei, insomma, ci teneva molto a fare poi delle cose che non è più riuscita a fare, come ci ha raccontato anche Simone. Che ricordo hai di tua sorella? Che rapporto aveva papà con tua sorella?
Mia sorella ha avuto sempre grossissimi problemi che si sono riflessi su tutta la sua vita. Il mio rapporto è meglio non parlarne. Il rapporto che aveva con mio padre rifletteva anche lì il suo stato mentale, che purtroppo non era dei migliori. E con questo vorrei un pensiero personale. Purtroppo la salute mentale non è molto considerata, io direi che sarebbe il momento di farlo, avendo avuto appunto in casa una persona con dei disturbi, posso dirti che con un po' più di aiuto si poteva fare di meglio. Comunque Camilla ha lavorato, ma sai, quando hai questo tipo di problemi, tutto quello che è empatia, creatività viene molto repressa. Quindi mio padre ha fatto il possibile per agevolarla in tutto quanto, però purtroppo poi la vita ha avuto il sopravvento e mia sorella non è stata fortunata, ma non ha neanche portato fortuna agli altri, per cui è andata come è andata. È andata come è andata. Il sodalizio con Fabio Frizzi ci chiedono perché questa scelta per le colonne sonore? Ma perché Fabio è figlio del grande Fulvio Frizzi, che era il presidente della Cinerizia, un caro amico, una persona di cui mio padre parlava sempre come una dei veri amici della sua vita, amici quelli davvero che quando è il momento ci sono. E Fabio era bravo, suonava la chitarra. Poi mio padre, per la musica, aveva proprio, lui era come me, cioè nel sangue. Tanto è vero che secondo me lui girava le scene già immaginandosi che musica c'era. E c'è stato, è iniziato questo sodalizio, ha avuto l'occhio, ha avuto orecchio, aveva orecchio papà. E Non abbiamo parlato Fabio, ma dell'ultima chi meglio decisione di lui? della E poi mamma. siamo ancora amici noi. Non abbiamo parlato Cioè, della mamma, della figura femminile di casa. Ci vuoi raccontare qualcosa? mamma di chi mia? Ma io mia mamma sinceramente l'ho conosciuta molto poco perché è morta quando avevo 9 anni. E quindi probabilmente anche questa mancanza della moglie. Mio padre era uno che amava molto essere appunto adorato e amato, per cui gli è mancata oltre che la moglie, che era la sua fidanzata storica, anche lì ci sono storie di tutti i tipi, gli è mancato una guida. Lui avrebbe avuto bisogno di essere guidato e non è successo. Mia madre, anche lei, aveva penso dei problemi. Che ricordi hai diciamo, dell'ultimo periodo, insomma, di papà, quando stava male, quando forse avevate capito che, insomma. Ma guarda, mio padre in realtà non era un terminale assolutamente. Mio padre aveva una concomitanza di patologie, però allo stesso tempo io ricordo i suoi ultimi anni con una gioia immensa perché l'ho passati praticamente in simbiosi con lui e ci siamo divertiti tantissimo. Abbiamo guardato un sacco di film e l'ho sentito ridere come un pazzo e sono convinta che per come era lui. E probabilmente era il modo in cui avrebbe voluto andare via. Certo, è andato via molto presto, però è stata anche una morte improvvisa, quindi io non ho avuto la disgrazia di vederlo soffrire per tanto tempo, anche perché lui nascondeva la sofferenza, il dolore fisico molto bene. Ci stanno tantissimi amici che l'hanno visto quando veniva al Fantafestival, gli ultimi anni della sua vita, che nonostante avesse il piede diabetico, stesse in carrozzella, era più ragazzino dei ragazzini, si muoveva, faceva, era potente, Senti, veramente una com'è questo resistenza rapporto? Si assoluta. parla di tanto, insomma, di astio, che poi sembra che alla fine insomma, non ci fosse Cosa? di tanto, con Dario Argento. No, con Dario Argento c'è stato un rapporto professionale. Sinceramente, due caratteri molto, molto, molto diversi, due modi di vedere il cinema molto diversi, però parliamoci chiaro, sarebbe stata una grossa operazione commerciale. Lui ci si era buttato anima e corpo, anche Argento ci si era buttato anima e corpo, però purtroppo per tanti, tanti motivi la cosa non andò in porto. E sai, prima delle piattaforme la crisi del cinema era praticamente costante. Se riuscivi a fare un film eri un privilegiato. Quindi chi se la prende tanto con le piattaforme
è perché non fa questo lavoro. Esatto. E quindi devi iniziate? pensare che era un periodo di parecchia crisi, sì? Ecco, dove è iniziata sia per te che per papà quando era ancora in vita? Dove è iniziata la crisi del cinema? Cioè, qual è stata la causa iniziale? Ma secondo me, io con i miei occhi ho visto mio padre, è iniziata secondo me agli inizi, verso l'84-85, la crisi del cinema italiano. Beh, è la fine dei generi, praticamente c'è stato, prima era diverso, prima c'erano tantissime sale a Roma, però i cinema e i film seguivano un certo circuito, uscivano in prima visione e poi in seconda, dove facevano poi i soldi veri, i film di genere, eccetera, fino ad arrivare addirittura ai parrocchiali. Ci sono a Roma, io ricordo, dei preti che dovevano essere dei cinefili assoluti, perché ho visto tipo Harold and Maude in un cinema parrocchiale. Quindi gli esercenti non c'erano più perché il cinema chiudeva, hanno iniziato anche Mediaset, sai, prima noi il film lo vedevamo alle 9 di sera, Esatto. 2 volte a settimana, con il Mediaset, insomma, si è allargato il panorama della TV, la gente ha cominciato a stare a casa, era fisiologico, in più c'era una specie di snobismo totale verso il cinema di genere. Se prima un horror era una porcheria, dopo era veramente qualcosa di inverecondo, non esisteva. Secondo me sono state plasmate proprio le menti a rifiutare certe cose, però come vedi l'artigianato, il cinema felice, quello fatto proprio per far divertire le persone resiste. Tant'è vero che oggi stiamo parlando non solo di mio padre, ma stiamo parlando anche di Non aprite quella porta, che è un film del 74, ancora stiamo parlando di Faccia di cuoio, questa è una cosa meravigliosa. Perché Esatto. nel tempo poi che vedi, mio padre certi film diceva, quando gli dicevano hai visto questo film italiano, lui diceva, quel film lì non arriva a Lugano, per lui era proprio un film che non arriva da nessuna parte. Franco e Ciccio disse, questi un giorno li storicizzeranno, e non ci credeva nessuno, e perché è vero. Senti, nell'arco Dimmi. di... è vero, lui ha negato, no? Abbiamo avuto in diretta Claudio Fragasso. Non c'è stata nessuna scazzottata tra Lucio Fulci e Claudio No, Fragasso. ma poi anche Claudio Fragasso io non lo conosco bene, ma so che è una gran Una persona, è una grande persona persona. simpaticissima, Infatti da aveva quello che detto, ma so, davvero insomma. ci volevamo bene. Io sono stato chiamato all'ultimo perché lui aveva delle Ma difficoltà. sì, ma poi papà con uno come Claudio Fragasso ci si divertiva. Papà doveva avere una dimensione umana, lui non sopportava le persone che non avessero senso dell'umorismo, quella era la prima cosa, potevi essere chi volevi, ma se riuscivi a reggerlo per un'ora e a stargli dietro, figuriamoci poi con uno come Fragasso. Com'è la condizione del cinema horror oggi, Antonella, per te? Non c'è bellissima, secondo me è bellissima, è stato sdoganato finalmente ed è stato riconosciuto come genere di intrattenimento, perché io sto vedendo nelle piattaforme anche specifiche per bambini, la tematica horror è alle stelle. Esatto. Ma anche perché io posso raccontarti una cosa. Quando siamo andati a Venezia con Fuggi for Fake di Simone Scafidi, io e il grande Michele Romagnoli avemmo un'idea. Ma dobbiamo andare a Venezia, c'è il mare, arriviamo con gli zombie. E insomma, non ti sto a raccontare che meraviglia, ma insomma, arrivammo a Venezia con questi zombie bellissimi, truccati meravigliosamente, ragazzi stupendi. Insomma, quando arrivammo davanti, dovevamo passare all'interno di un albergo e stavano entrando gli zombie e il consigliere ci ha detto: no, no, non potete entrare perché i bambini si Spaventano, spaventano. cioè. Ok, io mi giro, c'era un gruppo di bambini che stava lì con le madri a farsi il selfie con gli zombie, ma piccoletti, tanto per Meraviglioso. dire, ragazzi, ma qui i bambini nascono in mezzo all'orrore, vedono delle cose che noi non abbiamo mai Orribili. visto, come possono spaventarsi per un morto vivente? Il morto vivente ormai è un action figure, come un Assolutamente. Tra pupazzo, l'altro, eh. ormai in questi ultimi anni viviamo anche sotto le festività di Halloween, anche in Italia, abbiamo sdoganato tutto.
tutte sdoganate, i bambini si travestono anche a 4-5 anni, qui da me vengono 4-5 anni vestiti da zombie, da Dracula, da vampiri, abbiamo un po' sdoganato tutto, sono i stessi bambini. Ma infatti, perché adesso l'horror è tornato ad essere intrattenimento, per quello io ti dico che penso che sia una situazione. Adesso un tempo andavi a proporre un soggetto horror, te lo tiravano dietro, adesso io sono convinta che è uno dei generi più ambiti. Tra l'altro vogliamo ricordare che Titan, che in qualche modo è un film drama horror, ha vinto al Festival di Cannes, che Jordan Peele si è preso l'Oscar. Quindi certo, è vero che è stato sdoganato l'horror, è arrivata addirittura a vincere premi importanti. No, ma è il primo genere cinematografico della storia. Se ci pensi, i primi film erano horror. Esatto, basti pensare allo Sferato di Murnau, tanto per citarne uno. Esatto, ma poi come diceva mio padre, l'horror ti aiuta anche a liberarti, a scrollarti di dosso. Anche per far gestire le paure, è vero Antonella? Le proprie paure. Secondo lui, più che altro, era una fuga dall'orrore, dalla bruttezza quotidiana, che poi nel suo caso era anche la monotonia, ma quello vorrebbe un discorso lungo. Il pensiero di mio padre era bello strano, però ha ragione, effettivamente ha ragione. A parte che già conoscevamo di papà, c'era qualcosa, diciamo, gli ultimi tempi prima di morire, che avrebbe, c'era qualche progetto? Ce n'era uno addirittura proprio peculiare, che era un quiz televisivo sulle... sì, giallo. C'ho ancora qui la lettera che, caro signor Berlusconi, che era ancora presidente di Fininvest a quei tempi, sì, che gli presentavano il concept, anche lì erano avanti, perché adesso si fanno i concept, si fanno i pitch. Mio padre faceva i concept pure a quel tempo, di un gioco che praticamente dovevi indovinare chi era l'assassino, ma proprio con i premi. Adesso non te lo so spiegare, però lui voleva fare questo. Lui aveva sempre odiato la televisione, aveva sempre detto che la televisione era nemica del cinema. Alla fine ci si era proprio affascinato, anche perché uno E che chissà, come forse per avrebbe la fatto grandi cose, Antonella, anche là. avrebbe fatto, ma poi la cosa anche lì c'era il controsenso, come il fatto della superstizione con un si svizza un paperino. Superstizioso, aveva la TV. Mio padre era un teledipendente assoluto, guardava qualsiasi cosa, non si perdeva un TG, sembra strano, guardava tutto. Dei gialli horror, Antonella, qual era il preferito e il peggiore fatto da papà, secondo lui? Gialli horror, quali dunque? A partire da Allora, Walking Dead, a me non piace per niente, a me non piace Murder Rock. Ma per un motivo, cioè è un film basato completamente sulla musica e a me la colonna sonora di Murder Rock non piace. Quindi mi fa perdere anche un attimino, beh, dei gialli horror, se vogliamo chiamare giallo, non lo squartatore. Squartatore. Sì, perché poi dei gialli puri E io secondo papà, adoro. invece, Antonella, il migliore e il peggiore secondo il gusto di papà? Se l'ha Ma mai detto, papà, se l'ha mai guarda, lui rimaneva tantissimo attaccato alla trilogia dei gialli classici, quindi diciamo per lui li amava molto i suoi film horror, eccetera, però era un uomo di altri tempi, il cinema che piaceva a lui si faceva molti anni prima. Ma poi Ricordo un'intervista sai, io tua mi di... contraddico anche come vedi, tante volte parlando di No, papà, ma no, perché no, no. proprio, no, proprio perché lui era molto contraddittorio. Quindi bisogna che gli vado dietro un Esatto. attimino Alla ai Fulci, vari nostre ricordi. parriere, ci dicono, sì, ne abbiamo già parlato. Ricordo un'intervista dove Fulci dichiarò che i veri horror erano i TG, per l'appunto. Antonella, siamo alle battute finali. Io però ti faccio una domanda banale, stupida. Però la risposta sicuramente sarà molto più, insomma, importante. Quanto ti manca, papà? Tantissimo, ma mi manca nel quotidiano. Mi chiedo sempre cosa ne penserebbe, tipo cosa ne avrebbe pensato di Trump, cosa ne avrebbe pensato qui della guerra, cosa avrebbe fatto sui social. È tutto un punto interrogativo. Secondo me si è perso il meglio. Ci saremmo divertiti anche noi un sacco con lui attivo in rete, ma purtroppo non è successo. Sarebbe Tu stato un grande calcola che influencer, Antonella. papà, assolutamente sì, anche all'età di 90 anni. La cosa triste è che veramente pochi mesi dopo che lui se n'è andato, io ho attaccato internet per la prima volta, sono stata proprio una pioniera e lì era fresco il ricordo. Quindi
lo shock di vederlo. Oddio, sapevamo già, perché ce l'avevano comunicato molto in ritardo, però sapevamo già che all'estero lui era un grande, aveva tantissimi fans, molti più che in Italia. Però vederlo così, su questo nuovo mezzo che al tempo Lui è sembrava morto chissà nel cosa. 96, ma aveva avuto Sì, a sentore marzo però, del 96. ma lui aveva avuto però sentore che i suoi film erano stati in Sì, quel... no, no, ma lui aveva, lui lo sapeva, ma non c'era la comunicazione che abbiamo adesso. E poi, sai, ai tempi i contratti erano totalmente capestri, per cui fallivano le produzioni, non sapevi manco che fine aveva fatto il film. E lì fu un grandissimo americano, un distributore che, con pianto, che si chiamava Jerry Gross, che per il cinema di genere in America ha fatto tantissimo, che aveva comprato Zombie. E l'aveva, quindi praticamente dovremmo, io lo ringrazio sempre di aver fatto circolare questo film, per cui ti ripeto, sono impazziti tutti, ma io ti parlo dei grandi, quando ho avuto l'occasione di conoscere dei registi, degli autori che per me, io ci mancava poco che svenissi soltanto a parlarci, ah, quando sono andato a vedere Zombie a 18 anni, veramente era una Ci tenerezza assoluta. scrivono Fulci avrebbe blastato anche gli haters. Assolutamente sì. Oh no, ma va bene, avrebbero avuto vita difficilissima con lui. Lui si sarebbe divertito come un pazzo, avrebbe avuto un pubblico e lui davanti alle persone, te lo può dire chi l'ha ascoltato ai festival, dava il meglio di sé, addirittura cose che anche stupivano anche me, diceva, va bene, sei riuscito ad andare anche ultimo. Allora, Antonella, prima dei saluti, voglio ricordare a tutti quanti che Ore Talk la prossima settimana avrà ospite qui Dario Ballantini di Striscia la Notizia, che ci parlerà della sua passione horror, perché è un appassionato di horror, nonostante vede che lui appunto si diverte insomma, con tutte le sue maschere. Tra 2 settimane, cara Antonella, avremo qua i figli di Carlo Rambaldi, quindi che ci racconteranno appunto vita e opere, come hai fatto tu oggi, di un altro grande che ci manca veramente tantissimo. Qua, È una lucertola con la pelle di donna, ha più Lucio fatto. Fulci, più Carlo Rambaldi e meno Putin, possibilmente nel mondo, se c'è una minima possibilità, c'è una minima Ma se possibilità. fossero tutti Fulci e Rambaldi, Putin non esisterebbe più. Esatto. Che live emozionante, grazie Antonella, ci scrivono, ci scrive Rising Terror Alex. Allora, Antonella, come sei stata? Ti Benissimo, ha mi detto? sono un po' impappinata, però grazie, Come ti grazie sei davvero. impappinata? Io non ho notato Sì, nulla. no, perché praticamente tutto quello che avrei voluto dire me lo sono dimenticato. Vabbè, ma è l'età, tesoro, devi Ma non ti capire. preoccupare, Antonella, ci sarà occasione di rivederci, perché se è vero che, e ci spero, che c'è quel progetto in corso, noi ti Ah, aspettiamo. guarda, incrociate tutte le dita per me, per favore. Subito, subito. L'ultima Come follia di avrebbe Fulci sta voluto per arrivare. papà tuo, cerchiamo. Sì, no, mio padre avrebbe fatto proprio scongiuri, danze e cose. Antonella, sei una bellissima persona. Grazie, anche tu. Veramente tanto. Alla prossima, allora. Alla prossima, ciao. Grazie, grazie. Ciao, Ciao a ciao. tutti, ragazzi. Ciao, cara. Ciao.